Ci troviamo in via Gaetano San Filippo, qui nella parte interna più residenziale di Sant'Agata dei Battiati. E abbiamo trovato una discarica abusiva a cielo aperto, nonostante ci siano dei cartelli di area videosorvegliata e con un divieto di discarica. E abbiamo cercato di parlare con qualcuno dei residenti della zona per capire qual è il problema e per quale motivo si accumula tutta questa roba in questo punto. Da quanto tempo esiste questa discarica qui in via San Filippo? Almeno più di 15 anni, diciamo, prima qui esistevano i cassonetti, i classici cassonetti con la relativa problematica cassonetti. Con la susseguente, diciamo, immissione della raccolta differenziata sono stati tolti completamente i cassonetti perché secondo il comune non avevano senso. Quando secondo noi anche per i condomini potevano benissimo fare una tessera per ogni condomino, dove si potevano aprire automaticamente con la tessera il cassonetto e quindi fare una differenziata vera. Questo, quello che vedete voi qua, è solamente una discarica abusiva dove le persone, non volendola fare la differenziata, buttano le cose. La differenziata qui funziona bene? Diciamo che la differenziata funziona bene perché le persone la fanno funzionare. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che funziona bene. Però, secondo me, si potrebbe ottimizzare ancora di più. Voglio dire, alla fine, per noi va bene così. Però è bene che la gente va educata sulla differenziata. Cioè nasce più da un'iniziativa personale del cittadino? Più un'iniziativa personale del cittadino che non della struttura vera e propria, perché alla fine la struttura raccoglie la differenziata e non sappiamo noi quando la raccoglie se viene effettuata effettivamente la differenziata. Su questo il comune non ci ha mai informato di come funziona, diciamo, la raccolta e poi la distribuzione verso altre strutture per quanto riguarda la differenziata.